Salve a tutti. Ero appena riuscito a completare tutto il ricevitore. Funzionava tutto, anche il decoesore. Poi ho visto un piccolo lampetto all'interno del relè galvanometrico e, ahimè, si è bruciato un contatto. Segno evidente che la corrente non sopporta la corrente che alimenta il decoesore. Gli ho dato una batteria da 9 volts, insomma. Qui c'è scritto nelle caratteristiche 60 volt 200 milliwatt, il che vuol dire praticamente con... Oh, ho riacceso anche dopo decenni la mia calcolatrice scientifica, la Casio, fantastico, ancora funziona. Quindi vuol dire che 0,2 diviso 60 uguale 3,3 mA, quindi a 3, oltre i 3,3 mA, che è in effetti una corrente notevolmente bassa, evidentemente il relè la supera come richiesta. Eccoci qua, quindi dobbiamo rivedere il tutto, forse mettendoci anche una batteria da 4,5 volt. Però il problema è che io dovrei poter utilizzare a questo punto il segnale che arriva, quindi è probabile che dovrò, con il relè galvanometrico, pilotare un relè che a sua volta pilota il decoesore e l'eventuale carico. Il che vuol dire che tutto il cablaggio che ho fatto nel ricevitore, eccolo qua, la batteria cade, lo porto qui, stacco la terra, eccolo qua. Tutto il cablaggio fatto deve essere rivisto. Noioso, però è così, si va avanti a forza di fallimenti. Ci sta, ci sta, perché dai fallimenti si impara. Se tutto andasse liscio non si imparerebbe mai. Ora, primo passaggio che dovrò fare è di invertire l'alimentazione, perché quella è il relè galvanometrico, ha due contatti, uno verso le tensioni eventualmente positive e verso le negative. Io ora ne ho bruciato uno, prima di bruciare anche quell'altro devo prima di tutto cambiare il cablaggio qua, quindi utilizzare l'altro contatto. L'altra cosa che devo fare è devo trovare un sistema. Evidentemente questo relè consuma troppo. E in effetti Marconi, nel suo brevetto, che sto traducendo il brevetto di Marconi, lo dice, in realtà dice quanto deve essere l'impedenza del decoesore, della bobina del decoesore, e deve essere di circa 1000 ohm. E quindi, siccome l'ho tradotto ieri, l'ho finito di tradurre ieri, questo coso l'ho realizzato prima, seguiamo i consigli del buon Marconi. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video, state sintonizzati che prima o poi ci riusciamo, ci siamo quasi.